Ben ritrovati per la pagina sportiva del TG9. Apriamo con il calcio, dunque la Lucchese non va oltre il pareggio 2-2 con il Teramo nel turno infrasettimanale del martedì. Vediamo la cronaca della partita. Di martedì per la sesta di andata che chiama la Lucchese la gara casalinga contro il Teramo, al Porta Elisa ci sono i soliti noti, Pagliuca è di nuovo confinato in tribuna ma le sue scelte sono chiare, rientra Coletta in porta in difesa Bellici, Mediana e Eclu e nel tridente offensivo si rivede Gibilterra, out picchi che non va nemmeno panchina. Primo tempo vivace anche se succede tutto nei primi 20 minuti, al quinto il Teramo è in vantaggio, calcio di punizione dai 20 metri, quasi dal limite dell'area di Arrigoni, il pallone picchia sotto la traversa, si accende un mischione furibondo sulla riga, ma la palla in realtà è già entrata, Abruzzesi in vantaggio. Bella la reazione della Lucchese che si rende pericolosa due volte con Semprini e al diciassettesimo fruisce di un calcio di rigore. È ancora Rigoni, protagonista nel bene e nel male, prima a commettere un fallo di mani e poi a commettere un fallo da rigore su Semprini che l'arbitro punisce con la massima punizione. Dal dischetto si presenta Fedato che non sbaglia. Tiro secco che spiazza il portiere tozzo 1 a 1. Il ritmo è sostenuto anche se si va a fiammate. Il tempo si chiude con la lucchese in avanti. Azione dalla destra alla sinistra, ancora fedato, insforbiciata, mette fuori. Teramo aggressivo subito nel secondo tempo, ma all'undecimo la Lucchese passa. Eclu, anche oggi tra i migliori, raccoglie un pallone su azione dalla destra e cross di Gibilterra e lo infila di precisione nell'angolino. Esplode il Porta Elisa. Al 24 Lucchese pericolosa con Semprini, risponde Tozzo, poi l'azione sfuma. Poi inizia anche il valzer dei cambi che stavolta, contrariamente a quando accade con l'Olbia, non favoriscono la Lucchese. Ora ogni pallone è pesante, è una battaglia, e al 38 il termo pareggia, azione forse viziata da un fallo su Nanni, lungo spiovente che Cuccurullo mette alle spalle di Coletta, 2 2, gelo sul porterisa, A 41 Bellone avrebbe il pallone del 3 2 ma calcia in modo debole al lato, molta stanchezza in campo, 5 minuti di recupero, si lotta e si sgomita, finisce meglio il Teramo ma il risultato non cambia, primo pareggio stagionale dei Rossoneri, il pubblico del porterisa sfolla deluso, ancora non ci siamo e forse era preventivo. La strada è lunga. E tra i risultati della sesta di andata, che rivediamo rapidamente, spiccano senza dubbio le diverse vittorie esterne. Quella del Modena, avversario sabato prossimo della Lucchese sul difficile campo del Cesena. Quella dell'Ancona, addirittura 4-0 a Pistoia, ma soprattutto quella della Reggiana, adesso sulla Cararese per 3-0, che vediamo si porta solitaria in testa alla classifica con 14 punti, seguita proprio dall'Ancona a 13, Pescara a 12, poi via via tutte le altre. La Lucchese... Nonostante il pareggio interno, mantiene una posizione di quasi centro classifica, ma certamente ha perduto una bella occasione. Il tennis, inaspettata eliminazione di Jasmine Paolini nei 32esimi di finale del torneo di Chicago. La 25enne tennista lucchese, da pochi giorni numero 61 al mondo, è stata battuta in due set, 7-5-6-3, dall'americana Hailey Baptist il basket, la C-Gold maschile a pochi giorni dall'inizio del campionato il basketball club Lucca ha sostenuto l'ultimo test, proficua sgambata degli uomini di Coccia Tonfoni che si sono imposti in modo netto 93 a 73 sul campo dello Schumacher monsummano contro i ciabattini monsummanesi la formazione biancorossa ha giocato in scioltezza cercando di capitalizzare e memorizzare il grande lavoro svolto in questa fase top scorer di serata sono stati Ivone Russo con 16 punti il debutto in campionato per Barsan e compagni, domenica prossima alle 18 sul parquet della Virtus Siena. Ed ora parliamo del gran gala esordiente della Virtus Lucca penalizzato purtroppo dalla pioggia. Ripartenza bagnata per gli atleti più piccoli della Virtus Lucca che al Gala Esordiente 2021 Special Edition hanno dovuto fare i conti con la pioggia battente caduta sul campo scuola Moreno Martini che ha costretto l'organizzazione ad interrompere anticipatamente la manifestazione. Attimi di competizione per i bambini delle categorie B e C che sono riusciti a cimentarsi parzialmente nelle diverse specialità. Niente da fare invece per i bimbi della categoria A, le cui gare sono state bloccate dal maltempo. La pioggia tuttavia non è riuscita a frenare l'entusiasmo per la ripresa dell'attività da parte dei più piccoli dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato. Sorrisi e tanto divertimento hanno caratterizzato la mattinata che si è conclusa con la premiazione di tutti gli atleti presenti da parte delle due saltatrici Elisa Naldi e Dea Madrina ed eccezione della manifestazione. Presenti alla sfilata conclusiva anche i ragazzi della Legra Brigata, accompagnati dalla coordinatrice del team e direttore regionale Special Olympics Claudia Maiorano e dal tecnico Claudia Del Prete. Nel pomeriggio di sabato, nella manifestazione di Tetratron organizzata dalla Virtus Lucca, riservata alle categorie ragazzi e ragazze delle province di Lucca, Prato, Massa Carrara, Pisa e Pistoia, buone indicazioni degli atleti impegnati nella prova multipla dei 600 metri, 60 ostacoli, salto in alto e lancio del vortex, ma anche nella prova multipla di 60 600 metri salto in lungo e lancio del peso. Pallavolo e carate per chiudere, la pallavolo al PalaPiaggia di Capannori una bella nottolina battuto in amichevole il Castelfranco di coach Menicucci, squadra che si presenterà in asse di partenza del campionato di B1 come una delle squadre da battere col punteggio di 3 a 1. Parziali altissimi 27-25, 23-25, 31-29, 26-24 che testimoniano l'intensità del match. Ilaria Battellino tra le protagoniste, questa non è una novità ma anche una super prestazione tra le bianconere di Alice Tesanovic. Prossimo appuntamento venerdì sera ancora al Palapiaggia alle 20.45 contro il Ponte d'Era. Chiudiamo con il karate, grande prestazione del lucchese Andrea Bozzi, folgorino dell'Associazione Sportiva Esercito Folgore di Livorno, nella settima edizione dello Small States of Europe Karate Championship, svoltasi a Podgorica, in Montenegro, il Karateca lucchese sotto la guida di Antonio Citti nella specialità del Kumite ovvero combattimento a, contro a contatto controllato, ha sostenuto tre incontri, conquistando due medaglie d'oro, una nel, appunto, a livello individuale, l'altra nella Gara, squadre, categorie cadetti meno 70 kg. Davvero, questo Andrea Bozzi è un karateka di luminose prospettive. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva. Una breve pausa e poi la terza ed ultima parte del Ticinoi.